Donne giovanissime, vogliono un cinquantenne, vecchie e brutte, diciamo. Ciao a tutti, sono Lucas, qui dal bellissimo Senegal. E com'è possibile? Ci sono tanti uomini, anche uomini stranieri, anche uomini senegalesi che sono belli, giovani, e ci sono anche ricchi. Come sapete, il Senegal sia un paese che si considera povero perché c'è molta povertà, ma ci sono anche molti ricchi, gente che ha fatto soldi. E quindi perché non prendere uno più ricco, diciamo? Allora loro vorrebbero, perché è il loro sogno, partire per l'Europa, vorrebbero un europeo. E pensano che un cinquantenne è meglio, perché muore prima, ereditano prima. Sto scherzando, ragazzi, non sarebbe giusto dire così. Non devo scherzare, basta scherzare. No, ma è così che il cinquantenne deve pure offrire qualcosa alla ventenne, giusto? E che cosa offrirà? L'affetto. Diciamo che il cinquantenne dovrebbe, nel mio caso non è così, ma dovrebbe avere soldi, dovrebbe essere ben sistemato, magari già pensionato dopo una carriera di successo. No, non è il mio caso, ma loro non lo sanno che non è il mio caso, loro vedono. Io sono mezzo italiano. Quindi passaporto italiano ce l'ho e quando faccio il check-in tutti sanno, quello è l'italiano, anche se poi non è tanto vero, ma è l'italiano. E qui ti vogliono questo italiano cinquantenne? Lo vogliono. E lo vogliono ai ventenni perché pensano così questo contribuirà al sistema sanitario, familiare, perché qui la sanità non c'è. E non c'è neanche l'assistenza sociale se uno perde il lavoro. E quindi ci vuole uno che contribuisce alla famiglia, a tutta la famiglia, non solo a lei, eh. Però ragazzi, questo è un video che deve essere sincero. Qui funziona così, ed è vero, ma è anche vero che loro non è che ti, cioè normalmente, in generale, non ti chiedono soldi se non c'è bisogno. E poi i soldi che ti chiedono, una famiglia così che si sposa con lo straniero, non è una famiglia. È piuttosto la famiglia del basso ceto normalmente, dove la ventenne va col cinquantenne e loro non hanno molte esigenze. Loro percepiscono uno stipendio di 300 euro in questi ceti dove piace il cinquantenne. E quindi, se piace, se è così, no? Non mi chiederanno molto. E se vi chiedono 300 euro, non vale la pena. Eh? Non vale la pena. Bella ventenne, non a brutta, una bella. Che qui poi nei paesini, sai quante ne trovate? Quei dei ceti bassi li riconoscete spesso perché non porta il reggiseno. Non si sa perché. A me sembra più affascinante così, mi piace di più. E quindi ragazzi, in Senegal c'è questo fenomeno, che se venite qui siete belle giovani, avete meno possibilità di me. Perché io vendo, o offro, diciamo, perché non vendo niente, offro il sogno che potrei avere soldi, sempre con la stessa maglietta in tutti i video, ma quali soldi? Ma quali soldi? Quali soldi? Qui ecco, c'ho la borsa. Dentro c'è una più brutta ancora, ho messo sopra così non si vede. Dentro c'è a plastic bag from the supermarket in England, che uso sempre perché si può fare piccolo, 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 piccolo e mettere nelle tasche. E poi riciclabile, però qui non va bene veramente. Se venite con il plastic bag, quello dell'English Supermarket, tento di farvelo vedere, ecco quello. Per questo si fa piccolo, 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 si può mettere nella tasca del riciclabile al 100%. La vedete? C'è sia la Aldi che alcuni altri lo fanno. E allora qui veramente poi i sogni non ci credono più neanche loro, eh. E quindi venite qui, se la bellezza un po' manca, come nel mio caso, qualche capello pure, ma adesso che mangio bene, ricrescono con la cucina buona. E beh, certo, cresce tutto. E quindi venite qua e trovate subito delle belle donne, a 50 anni. A me sembra un sogno, giusto? Basta partire, farò un video come andare. Con pochi soldi in Senegal, ma l'anno scorso costava molto molto meno da Casablanca. Adesso è un po' aumentato Casablanca, Senegal,
Senegal è un po' quella tratta, ma c'è Madrid-Dakar che non posso dire che costa poco, perché non sto qui a dire bugie, ma non costa manco molto.